Al giorno d'oggi c'è chi si converte in tutta fretta all'elettrico e chi nasce invece con una forte impronta green. È questo il caso di MG, risorta dalle ceneri della mitica Morris Garage grazie alla cinese SAIC, che è sbarcata in Italia con un'offerta fatta di SUV e crossover a bassissime emissioni. Oggi sono al volante della MG Marvel R Performance 100% elettrica, l'ammiraglia della gamma MG, nonché sorella maggiore della Full Electric ZS EV e della Plug-in Hybrid MG EHS. Un modello che nella versione appunto top di gamma può contare sulla bellezza di 3 motori elettrici e sulla trazione integrale permanente. Viste le premesse è ora di scoprire come se la cava su strada, ma prima, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi tutti gli ultimi video del nostro canale. L'aspetto di nuova Marvel R mi colpisce per le sue forme slanciate e lineari. Mi piace molto il cofano lungo e spiovente che si protende verso il basso. Regala all'auto quel tocco di sportività che non guasta. Appariscente poi la striscia luminosa a LED che corre lungo la calandra e che unisce i proiettori principali. Una soluzione estetica replicata anche sul retro, dove campeggia un lunotto particolarmente inclinato, quasi da coupé. Ad aggiungere poi una certa dose di stile e classe ci pensano vistosi cerchi in lega da 19 pollici e le maniglie delle portiere a scomparsa. I 4,67 metri di lunghezza, il 1,90 m di larghezza e i 161 cm di altezza regalano all'auto un'abitabilità davvero notevole. Dopotutto stiamo parlando di dimensioni equiparabili a quelle di nuova Skoda Enyaq e di Volkswagen ID.4. All'interno 4 occupanti si accomodano senza troppi sacrifici, soprattutto al posteriore, dove il pavimento completamente piatto si rivela molto comodo. Il bagagliaio però non è da record, va da un minimo di 357 fino a un massimo di 1396 litri con schienali reclinati. Il vano è ampio, ha una forma piuttosto regolare. Non è difficile sistemarci gli oggetti più ingombranti, ma la soglia d'accesso rimane un tantino rialzata da terra. Inoltre, sulle versioni Comfort e Luxury è disponibile il frank anteriore da 150 litri sotto il cofano, ideale per sistemarci i cavi di ricarica. In generale l'abitacolo è arioso e accogliente, c'è tanta pelle a rivestire le superfici con la plastica localizzata solo in pochissime zone, in particolare qui nella parte bassa dei pannelli porta. Nonostante MG sia tornata ad affacciarsi sul mercato solo di recente, la qualità costruttiva è davvero tangibile, perlomeno paragonabile a quella di certi brand europei. Lo noto soprattutto dalle finiture ricercate sul volante, dai sedili in pelle sportivi climatizzati, dal maxi tetto panoramico e dall'impianto audio firmato Bose. Appena salgo a bordo però sono subito rapito dalle dimensioni del display centrale. Qui sulla plancia campeggia uno schermo imponente da 19,4 pollici, un vero record. Qualcosa del genere l'ho trovato solo sulle superstar elettriche Tesla e Mustang Mach-E. Credetemi, l'effetto wow è garantito. I diversi sottomenu sono ben organizzati, ci si naviga facilmente in maniera intuitiva, tuttavia le dimensioni XXL del touchscreen tendono a distrarmi mentre guido. Meglio affidarsi al quadro strumenti interamente digitale da 12,3 pollici, che riporta i principali dati di marcia in maniera chiara e ben leggibile. La Marvel R Performance che sto guidando è spinta da 3 motori elettrici sincroni a magneti permanenti. La potenza di sistema è generosa, 288 cavalli per 665 Nm di coppia, numeri che consentono all'auto di bruciare lo 0-100 in 4,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria litio da 70 kWh, che stando ai dati del ciclo d'omologazione WLTP consente di percorrere 370 km, 402 per le versioni Comfort e Luxury. Un valore che nella vita reale con le batterie al 95% mi consente di percorrere fino a 275 km. L'auto accetta ricariche fast in corrente continua fino a un massimo di 92 kW, così facendo si passa dal 5 all'80% di batteria in 43 minuti. Dalle colonnine in corrente alternata a 11 kW per il pieno sono richiesti invece 6 ore e 40 minuti. Marvel R Performance dispone inoltre della funzionalità Vehicle to Load, che trasforma essenzialmente l'auto in un powerbank su ruote, erogando una potenza ausiliaria di 2,5 kW, utile per alimentare diversi elettrodomestici, dal microonde al phon alla TV fino al monopattino elettrico.
Al volante apprezzo subito la posizione di guida rialzata, mi consente di dominare bene la strada e mi permette inoltre di godere di un'ottima visuale grazie ai montanti laterali molto ridotti che generano pochissimo ingombro. La potenza di Marvel R Performance è coinvolgente, a ogni sorpasso ai semafori è sempre festa. Peccato però che talvolta l'elettronica venga colta di sorpresa da un'erogazione così pronta e scattante. Anche il regen lavora a dovere, lo posso regolare manualmente su tre diversi livelli a intensità crescente. A dirla tutta, ho sempre apprezzato la possibilità di regolare in prima persona la frenata rigenerativa. Mi consente di entrare più in confidenza con l'auto e di gestire con maggior libertà la carica residua. Discreta la maneggevolezza fra le curve, nonostante l'assetto sia votato più al comfort che alla sportività. Gli ammortizzatori sono tarati per assorbire al meglio buche e avvallamenti, una calibrazione soft che si apprezza soprattutto nella guida di tutti i giorni. Nelle curve veloci e nei rapidi cambi di direzione preferirei invece maggior rigidità dalle sospensioni. Inoltre, se alzo il ritmo e oso un po' fra i tornanti, i 1920 kg della Marvel R Performance si fanno sentire con il rollio che è sempre presente. Lo sterzo ha un'impostazione turistica, reagisce bene ai miei comandi anche se non è un campione di precisione. Buono anche il livello di insonorizzazione dell'abitacolo, si nota giusto qualche lieve rumore di rotolamento a velocità più sostenute. Buttando l'occhio al computer di bordo noto che i consumi si sono attestati intorno a 21,5 kWh per 100 km, un valore coerente con quanto dichiarato da MG. Generoso l'impianto ADAS che fin dall'allestimento base conta su cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento segnali stradali, mantenimento di corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e fari automatici. Tre le versioni disponibili, Comfort, Luxury e Performance, con prezzi rispettivamente di 39.990, 43.990 e 47.990 euro. E ora voglio sapere cosa ne pensate voi di nuova MG Marvel R Performance. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, mettendo un bel like se il video vi è piaciuto e seguendoci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e ovviamente sul sito motorbox.com. L'appuntamento dalla Brianza e al prossimo video. Ciao!